Perché la traduzione dell'History Pack 1 in italiano ha lasciato così a desiderare? Quali sono stati i problemi riscontrati durante il processo? E come potrà la LSS migliorare in futuro sotto questo aspetto? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Le prime carte tradotte in italiano di FAB sono finalmente arrivate con la pubblicazione del bordo nero dell'History Pack 1 che dal suo arrivo ha permesso a molti combattenti di lottare al meglio, comprendendo appieno ogni singola parola riportata su una specifica carta. O quasi. Sì, perché a quanto pare non è andata poi così bene come ci si aspettava, dato che, a livello concettuale, è sembrato che invece di avere un team di esperti in loco coinvolti nella lavorazione, sia stato utilizzato per velocizzare i tempi e risparmiare sulla produzione lo strumento web Google Translate. Non sono mancate quindi subito dopo l'apertura dei primi box le varie lamentele da parte dell'utenza italiana, che ha riportato alcuni esempi lampanti di come questa edizione, che vorrei ricordarlo è stata la prima ad essere tradotta in più lingue, non abbia poi seguito delle regole grammaticali specifiche che, per chi è italiano lo sa, seguono dei crismi ben precisi senza i quali non si avrebbe una frase di senso compiuto. Ma non facciamone un caso nazionale, sì. È vero che non è stato svolto un lavoro impeccabile, ma si può sempre migliorare. E a tal proposito oggi, qui, sul canale, ho l'onore di avere ospite una figura di grande valore che ha partecipato attivamente alla traduzione di diverse opere e giochi di carte. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante Iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora diamo il benvenuto a Carmelo Massimo Tidona, che ha partecipato in prima persona alla traduzione del sesto set Winds of Exchange, al romanzo I racconti del Crogiolo e alle due avventure multigiocatore L'ascesa del Krakiaven e La cospirazione abissale di Keyforge, ai giochi da tavolo della casa editrice svizzera Helvetic, Save Patience Zero e Art Robbery e per essere l'unico giudice di gara nei tornei del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo ad aver lavorato sia sul fronte Asmodee Italia che sul fronte FFG a livello europeo. È un vero piacere averti qui come ospite. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Arconte dell'invito e spero che vi potrò essere utile per darvi un punto di vista da qualcuno che diciamo è un po' un addetto ai lavori da diversi anni a questa parte. Partiamo subito con la prima domanda. Come si traduce un intero set di un TCG e quanto tempo richiede l'intero processo? Partiamo dal presupposto che quando si traduce del materiale che ha una sua lore, quindi che si tratti di un gioco di carte o un GDR, anche un gioco da tavolo in alcuni casi, il processo di traduzione ha una difficoltà aggiuntiva che è quella di mantenere la coerenza proprio con la lore, a parte quella stilistica che deve esserci sempre e comunque. Però nello specifico di Flesh and Blood è un problema che ancora non esiste, dato che questo è il primo set che viene tradotto per questo prodotto. Quindi mentre in genere la traduzione si fa con alla mano un glossario per rispettare la corrispondenza coi termini usati in precedenza, in questa fase il glossario deve o dovrebbe essere stato creato per la prima volta.
Una difficoltà aggiuntiva che è specifica ai giochi di carte poi è lo spazio, perché ogni carta ha uno spazio limitato nel quale inserire il testo, e a maggior ragione il nome che ha ancora meno spazio. Questo a volte richiede un po' di sforzi per poter far rientrare il testo in italiano in un box pensato per il testo inglese, perché l'italiano è mediamente una lingua più prolissa rispetto all'inglese. Va anche considerato poi che il processo di localizzazione e non di traduzione effettiva che viene fatto per i giochi, non è proprio tradizionale, perché a volte è necessario che vadano modificate espressioni, giochi di parole o riferimenti per adattarsi al pubblico di destinazione. Quindi una traduzione pura e semplice non è sempre adeguata. In considerazione di tutto questo, e anche del fatto che è necessario avere sempre alla mano il materiale di riferimento, anche quello non tradotto, quindi regolamenti, lore, tutto ciò che c'è intorno al gioco, i tempi possono variare parecchio, sia in base alla verbosità delle carte, per così dire, sia in base appunto a tutti i riferimenti che bisogna andare a controllare. Però possiamo parlare di qualcosa che va da una a due settimane, se non c'è moltissimo da verificare, a qualcosa di molto più lungo, un discorso che non si può generalizzare. Quali sono le figure professionali fondamentali che devono necessariamente stare dietro al progetto di una traduzione? Il minimo indispensabile come figure professionali sono ovviamente un traduttore e poi un revisore che vada a controllare non soltanto eventuali errori o refusi che comunque possono capitare sempre, ma anche che vada a verificare la coerenza di cui parlavo prima. Non solo, ma anche che il testo sia effettivamente comprensibile, che sia italiano e così via. Questa è una figura che a occhio sembra essere stata del tutto assente nella traduzione di Flesh and Blood, perché sinceramente ritengo che anche se è un traduttore, sul momento possa considerare accettabile mantenere un ordine inglese delle parole come generica azione o mago equipaggiamento che sembra un mago indossabile, non si capisce cosa voglia essere, un revisore avrebbe dovuto subito rendersi conto che non sono utilizzo corretto della lingua italiana, per quanto italiani possano essere i singoli termini. Perché secondo te la traduzione di FAB ha lasciato così a desiderare, come nel caso delle carte Schianta Sicurezza, Muro di Pietra della Sicurezza e Cicatrice per Cicatrice, dove quest'ultima ha visto anche la sua tipologia trasposta in generica azione? La mia impressione è stata che il lavoro sia stato fatto in modo frettoloso senza avere i mezzi adeguati, perché onestamente al giorno d'oggi anche i traduttori automatici rispettano quantomeno le regole grammaticali di base senza troppo sforzo. Credo sia anche piuttosto evidente che chi si è occupato della traduzione lo abbia fatto, come dicevo prima, senza avere a disposizione il contesto nel quale si collocava la traduzione. Possiamo fare l'esempio del verbo pitch, tradotto con lanciare, che va benissimo se stiamo parlando di baseball, perché è da lì che viene il verbo in quel caso, ma c'entra veramente poco con il gioco. Infatti viene da immaginarsi un eroe che per usare la risorsa di una gemma la prende e la tira in testa all'avversario, cosa che ovviamente non è plausibile. Ci sono moltissimi altri significati di pitch, da cui presentare, contribuire, persino offrire, che sono stati completamente ignorati, anche se avrebbero avuto più senso, un po' come quando i ragazzi a scuola fanno il compitino. Gli serve la parola al dizionario, prendono la prima che trovano e la prendono per buona, a prescindere da cosa abbia a che fare con tutto il resto. Piccola domanda che mi hanno richiesto di farti direttamente dalla community riguarda la pessima qualità dell'immagine che a volte si è presentata su determinate carte. Per caso ne conosci la motivazione? Come ad esempio l'appalto della lavorazione di grafica a società diverse o semplicemente un errore durante il processo di stampa? Io e la grafica viviamo in mondi paralleli, non ci incontriamo mai. L'unica cosa che mi viene in mente, ma è un'ipotesi buona quanto un'altra, è che a chi si è occupato della stampa alcuni dei file siano stati mandati in una versione a bassa qualità, anziché a quella alta qualità che sarebbe servita per riprodurli correttamente. Ultima domanda. Quali sono i consigli che daresti alla LSS per migliorare il lavoro di una traduzione di un set futuro? Per essere del tutto onesto, il grosso problema che vedo io in questo momento è quello di aver iniziato con il piede sbagliato, perché adesso alcune correzioni di rotta potrebbero essere difficili da fare. Perché ad esempio, mentre riordinare generica azione in azione generica non va a creare problemi, perché comunque ci saranno carte scritte in modo diverso, ma non è una cosa particolarmente problematica, se
Se si dovesse decidere di tradurre in modo decente alcuni termini che al momento sono resi molto male, come ad esempio torniamo a quel pitch lanciare, ci si trova poi nella situazione di avere dei set diversi che usano parole chiave diverse. È vero che questa cosa in parte già succede in altri giochi, basti vedere Magic, ad esempio, in passato aveva il termine seppellire, che ora non esiste più perché è semplicemente distruggere. O anche Keyforge, che con gli ultimi set ha eliminato del tutto sacrificare come parola chiave e messo al suo posto anche in questo caso distruggere. Però parliamo di variazioni che qui sono nate alla fonte, quindi già nel testo in inglese e non in testi tradotti, e la cosa è piuttosto diversa. La cosa sicura è che sarà necessario rivolgersi a un team di traduzione diverso, o quantomeno rivolgersi veramente a un team di traduzione e revisionare il risultato con molta cura per evitare che si vada a peggiorare la situazione che si è già creata. Io mi congedo, per quelli tra voi che giocano a Keyforge e che ci saranno, ci possiamo vedere a Roma molto presto, all'inizio di agosto. Perfetto Carmelo, grazie infinite per esserti messo a disposizione, gentilissimo come sempre. Sicuramente ci rivedremo di persona nei prossimi tornei organizzati. Un saluto, grazie mille ancora per aver condiviso con l'intera community la tua esperienza e a presto. Beh, cosa aggiungere? Personalmente non ho trovato molto accurata la traduzione di questo primo set e di elementi ne ho visti molti postati nei vari gruppi Telegram e Facebook dove Fab è il tema principale. Di certo non è stato un buon biglietto da visita da parte della LSS che ha commesso un piccolo passo falso con l'ingresso nel nostro mercato. Inutile girarci attorno. Che realmente, come ha già detto Carmelo, siano mancate figure di rilievo nel processo di trasposizione del testo? Se così fosse, basterà contattare i professionisti del caso per sistemare la rotta, così da far godere a tutti i combattenti su Raid, veterani e non, un'esperienza ludica degna di essere vissuta nel proprio idioma di appartenenza. Staremo a vedere se, nei set in arrivo, se la casa madre avrà preso nota dei, lo immagino, numerosi appelli da parte della community italiana per risolvere e mettere una pezza a questa mancanza che sono sicuro rappresenterà solo un piccolo sgambetto nel percorso lungimirante e pieno di sorprese che questo gioco riserverà ad ogni appassionato. Prima di concludere, volevo inoltre ringraziare Dave per avermi passato degli esempi validi da trattare assieme a Carmelo e Giulio Zanirato per aver fornito l'idea di partenza per questo contenuto. E voi eravate a conoscenza dei retroscena presenti durante tutto il processo di traduzione di un gioco di carte? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.